ma che stai facendo? Quello che avrei dovuto fare già da te. Ah. Uomo di latta, di presso fondo. Mi sono detta, perché aspettare il 1° maggio, quando oggi è il 25 di aprile? Sì, Mariello, ma che c'entro adesso il 25 aprile con la festa del lavoratore? Innanzitutto sempre festa è. E poi non lo so, la liberazione è più liberatoria. E allora liberati, certo, liberati, passa lo sto rubicone. No, no, Maria, ma che c'è da sto rubicone? Maria, senti, fa una cosa, e qui siamo in ufficio, dai, non è il caso adesso. Basta scherzare, mo si fa sul serio. No, Maria, ma si viene qua appunto, peggio, meno male. No, Maria. Ma proprio gay. Maria è gay, solo una volta è sufficiente. Ma Guido lo sa? Ma tu che vergogna? No, qua vergogna, nessuna vergogna, Maria, io non mi devo vergognare proprio di nulla. Ma che c'entri tu? Mica parlavo di te, parlo di me. Io ho fatto una figura di niente. Mi dispiace. Ma per forza che non era geloso. Maria, mi dispiace. E però pure tu, santo Cerruti, e me lo vuoi dire? E che caspita? Ah, e tu mi devi scusare. Io la prossima volta mi metto un bel cartello e sono gay. E mo che faccio? Che faccio? Che fai? Maria, se tu me lo permetti, tu col comandante stai sbagliando. E grazie, hai fatto la scoperta. Lo so pure io che ho sbagliato. Ti voglio dire che per me il comandante, no, si vede che è coinvolto. Maria, tu gli piaci. Si vede? E come? No, però Maria, tu ti devi rilassare un po', hai capito? Ah, dagli fiducia a questo uomo e vedrai che il vostro rapporto diventa più forte, si consolida. Se invece continui con tutta sti tarantella, tu il comandante, così facendo, rischi di perderlo proprio. Oh, vedi tu. Dici? Dico.